Sì, lo capisco, effettivamente lo capisco. E quindi? Quella faccia molto, molto, diciamo... carina. Sì. Primo game della top 8, ovviamente, best of 5, winner side, Weji contro Gandix. Ah, tra l'altro si è fatto il nome in kanji. Cinese, non è kanji quelli, credo. Sono kanji. Sono kanji per quelli. Te lo dico la persona che ha studiato, si chiamano kanji. Pure cinese si chiama kanji. Sì. Non è giapponese che si chiama kanji. I kanji sono origine sono cinese che vengono usati anche dai giapponesi. Ok, oggi ho scoperto qualcosa di nuovo. Mentre le lettere tradizionali giapponesi sono hiragana e katakana. Sì, esatto, quello anche lo so, grazie. Perfetto, andiamo. Quindi, dopo questa brevissima digressione, troviamo subito... Gandix off stage coperto di mochoness, perché che è quel colore, quella roba là, verde. È il moccio dei bambini piccoli proprio. È molto adatto per Ness, dai, dopo tutto è il suo stesso moccio di Ness. Pensiere, questo matchup. Comunque, ragazzi, questo so che è molto volatile come matchup, perché quando sono off stage entrambi soffrono moltissimo. Ok, back throw. Perché dal punto di vista di Ness mette fuori lo yo-yo e batte il recupero gratis praticamente. Cos'era? Guarda, un po' di spaghetti per entrambi, perché secondo me sti due già stanno giocando molto avanti entrambi e stanno cercando di capire a che livello, diciamo, di adattamento entrambi giocheranno. Sì, infatti il recupero sullo stage poteva sembrare un errore, ma era per evitare no, nel senso, stava evitando lo yo-yo. Sì, 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 no, sai, no, che lo fa sempre. Sì, sì, è vero questo. Di suo non l'ha fatto minimamente. Non nemmeno cercato. Ma perché Gandix, appunto, gioca un passo avanti, e anche la bear questa che si è presa era un passo avanti a farlo schiattare. Guardate con quanta pazienza Gandix sta affrontando questo torneo oggi. Comunque devo dire, è incredibile quanto lui sia, cioè, il mindset di Gandix è la cosa che ammiro più di lui in assoluto. Perché tanto per il resto spamma e basa con quel nostro. Sì, scherzo. Scherzo, ovviamente. Però no, ecco. Un drag down proprio dalla parte sbagliata è caduto, purtroppo. Weji comunque, da giocatore che la gente dice tutti si mesh aggressivissimo eccetera, si dimostra completo da ogni tanto leggo robe, si dimostra completo da far paura. Attenzione, questa bruttissima. Gannix scende, mamma mia, l'air dodge, ho detto anche il triplo salto di Ness che lo salva da una situazione brutta. Ma qua bellissimo outspace into kill da parte di Weji. Il bait della vita, jab dash indietro roller, mamma mia. Weji, pressione su scudo infinita. Ok, vediamo adesso. Bellissimo tentativo di copertura qua da parte di Gandix. La Vectro che è sbroccata quanto vuoi, ma a 80 non killa. Ma la cosa strana è che non ho ancora visto uno yo-yo. Ah, mamma mia, un casternato il nostro Time's Up, che proprio la chiama nome e cognome. Appena lo dico proprio. Hi, I'm a German guy. Hello, unfortunately this is an Italian stream, so if you wanna stay here, you're welcome, but we're gonna just speak. We're gonna talk spaghetti. Yeah, exactly. Quindi torniamo all'italiano. Vediamo. Attenzione, back air, che ovviamente la bread and butter dell'Inkling è letteralmente, ecco, back air e back air. Come un panino con solo il pane, senza niente in mezzo. Nient'altro, solo back air. La bread and butter di Inkling è solo bread, non c'è butter. There is no butter, get into the bear. Ok, basta meme idioti adesso, cerchiamo di parlare di questo match. Gandix tenta, guarda, in realtà potrebbe costargli molto caro. Ma invece stage, colpo di stage. Coda qua da parte di Gandix, no, potrebbe, bellissimo parry. Oh, non c'è più inchiostro, non c'è più inchiostro. No, infatti deve fermarsi da qualche parte. Facendo? Corri da tutte le parti. Mamma mia. Si smuove. Fulmine. La Bear ancora. 158, ragazzi. E ne ha fatte 2000. Gandix si recupera da qua, è Dio. Lo fustulla o salta o fa delle, vabbè, insomma, è andato giù. Disrespect. È sceso giù tipo tutto ok, bro. È tornato. Stai bene, non mi sembra. Bene. E quindi 1-0 per Weji. Ecco, adesso possiamo sforzarci di pronunciarlo bene, perché non abbiamo la fretta del casting. Weji. Ok, facciamo comunque schifo. Sì, dovrebbe essere. Ah, perché penso che sia tipo il grazie, che è... Sì, è una cosa del genere. Però quella è con la X, questa è con la J. No, allora non c'entra niente, è un altro suono allora. Non lo so, mi arrendo. Faccio schifo. Basta. Ho studiato il cinese tipo un anno... dopo scuola saltuariamente, e era tipo quando avevo 15 anni, quindi non mi ricordo una mazza di pronuncia. Io ho studiato un po' di coreano quella volta, giusto così a caso, perché giocavo a StarCraft, sai. StarCraft, i coreani. Era una tecnica di sopravvivenza. Esatto.
Devi guardare anche il coreano. Cercavi di mescolarti col nemico per avere una chance. Fai il taglio da coreano, quello con i capelli neri, quelli classici, no? Ok. Cominci a imparare il coreano e poi diventi più bravo a StarCraft. Però dovevi anche imparare qualcosina di K-pop. Comunque, te mettevi elevato, te le mettevi elevato alla settima sull'handle di Twitter, no? Come tutti i K-pop stan. Sì, esatto. Comunque, game 2, dai, basta minchiate, proviamoci. Io, ragazzi, purtroppo quando inizio a essere stanco sparo tante minchiate. Allora, eccolo, eccolo yo-yo che penzola, come direbbe Zeb89. Non l'ho mai visto, ma si chiama. Stranissimo. Ok. Entra sullo stage, Radis cammina, lo conosciamo. Mamma mia, Wedgie però, nonostante il deficit iniziale, ha comunque cercato una read su una difesa di Gandix. Top 8 chi ci sta? Guarda, Tsurugi, ce l'abbiamo sulla bracket, adesso noi dobbiamo castare. Vediamo. La Bectro che ovviamente manda su una brutta posizione. Che se la stalla ogni volta facendo questa cosa. Non so sì, se è una buona idea. Però in realtà, cioè, su però sto stage. Certo, no, allora, sai qual è il punto? Su sto stage, in realtà, lo puoi anche fare perché le blast zone laterali sono molto, molto vicine. Quindi, anche se è un po' stale perché l'ho usata una volta, non è che è così determinante. Ovvio, sempre meglio averla fresh, ma insomma, è anche bene usare un po' però tutti i tool che c'hai. Quindi. Bellissimo, drag down, fair, into grab, back throw. A proposito, ovviamente, non esatto. Un problema. Ecco, quello che dicevo. Poi manca dire che Inkling pesa 2000 tonnellate. Nel senso, ecco, bellissima doppia bear, 30% in soli due hit. Ma questa non è combo. Probabilmente Wedgie sa bene le percentuali. Bravo, Gunnix qua col. Col ZB. Mamma mia, oh, che movimento lì. Lush movement, diciamo. Lush movement, esatto. Si magnet nair presa. Praticamente l'ha distrutto proprio. Mamma mia, però si è fatto una bella magnata, ma gli sarebbe, mi sa che gli costa cara. Sì, bel fair, eh sì sì, okay, quella era la situazione bruttissima a prescindere, perché era un frame trap in piena regola quello da parte di Wedgie. Guarda che si era messo praticamente il kill percent per up throw. Esatto, capito, si è curato da solo, ma in realtà penso che gli sia andata contro più che a favore come cosa. Bello qua. Magnet, difficile da usare bene tra l'altro. Sì. Si dice tanto di Ness che è semplice quasi, verrebbe da dire. Poi diciamo, è semplice da prendere, ma non semplice da masterare, secondo esatto. Me. Di quei PG là, insomma. Devi imparare il recupero, devi mixappare tantissimo. Perché già il fatto che lui lo stia morendo a 50 contro Inkling off stage. Sì, no? sì. Backthrow. E invece no, mi sa che una buia è questa. E invece no, Wedgie la sbaglia di pochissimo. Effettivamente era un po' ambiguo se fare o non fare il doppio salto lì, secondo me. Sì, è vero, la percentuale era un po' strana, effettivamente. Qui, bello. Mamma mia, la bear! E il taunt, taunt giustamente. Ragazzi, la classica capocciata di Ness quando dice ok. Ok. Poga, oltre che dire ok. Cos'era? Nel mentre un uomo è stato appena privato della sua virilità, credo. Mi sa che se l'ha presa la botta. Castrato. No. Cos'era questa? È un errore. Allora, non lo errore... tutti un errore urlo. Ragazzi, me ne chiedo. Allora, dicevo, un errore sulla recovery questa da parte di Wedgie, sì, ma al tempo stesso un errore che Gandix l'ha spinto a fare, perché l'abbiamo già visto che, diciamo, la counterplay in quella situazione per Wedgie è semplicemente non prendere lo stage e poi atterrare on stage con la hitbox, insomma, evitarsi la classica yo-yoata di Ness. Possiamo sapere chi ha urlato? Stiamo cercando di identificarlo. Scusate, vado a investigare, ragazzi. Intervenga un operatore. Tranquilli, lo prenderemo. Il signore è stato già denunciato. Qualcosa mi dice che Angelo ha vinto. Guardate, ragazzi, non ne ho la più pallida minchia di idea. Era The Danger. E attenzione, la read entra in pieno. Faccio da parte di Elmarto. The Danger che ha vinto contro. Contro? Contro Banana Joe. Contro Banana Joe. Wow. L'urlo di. Oh, ragazzi, scusate. L'urlo di liberazione. L'urlo demoniaco proprio. Ok. Si sono girati tutti nella mente. Giochiamo sulla. Sì, beh, cioè, nel senso, vabbè. Niente che non ci aspettassimo da The Danger. Ok. La back air. In realtà sono partiti molto aggressivi entrambi, devo essere sincero. Soprattutto Wedgie, che secondo me quando pigia il pulsante dell'acceleratore è veramente straforte. Sì, cioè sì. È uno di quei tizi che dici vabbè sì, ma quanti tasti pigia. E vi ricordo, ragazzi, che tutta sta precisione, tutte ste combo, tutte ste minchiate e non è morto.
E non è, ma tu sei minchiato e non è morto. Ma cosa? Se te li trascura. Vabbè, allora, sto gioco mi fa schifo. Dicevo, tutta sta roba che fa Wedgie la fa con i Joy-Con. Ma infatti questo tizio si odia, secondo guarda, me. Ma secondo, guarda, ti dico, ci ho giocato un pezzo, sono comodi. Te lo dico. Io ci ho giocato, allora, io ci ho giocato in Giappone che non è tanto comodi. Boh, te lo assicuro, ci facevo tutto con Ken. Mamma mia, mamma mia. Il primo lo scaccia un po' col Super Liquidator là. E poi con la Bear trova la kill definitiva. Ma questo perché Fire Killinger permette a Gandix di estendere il suo ledge trap, che adesso diventa molto pericoloso. Mamma mia, che caspita di pazienza Gandix. E poi lei ha che counterpick di Luigi? Eh sì, no, non ne ho idea. Sì, perché ha vinto... No, uno. Sì. Boh, Lylat, va bene. Ok, Backthrow. Questa adesso inizia a essere molto in favore per Gandix. Bisogna stare attenti. Piedi in faccia, ecco, che però qua, non lo salvano. Non lo salvano assolutamente. A questo punto è la counterpick di Gandix, considerato. Ah, perché? Ha vinto Gandix o mi ha fatto counterpickare lui? Infatti non è sicuro. Wedgie gentilissimo e dice dai, gioca sì, dove te vuoi. Ma hai visto? Lo yo-yo è perfetto su stage. Ah, giusto, Gandix la mascherina. Gioca con la mascherina. Ragazzi, tirata sta giù. Metodo... Sta barando palesemente. Sta barando, deve togliersela. Cioè, deve mettersela. Ragazzi, ma sta lontano da tutti, sta giocando da solo. Avevo letto che Lucifero avesse scritto odio Jojo, invece era tipo Joy con più yo-yo, che mi era sembrato Jojo. Dite a Gandix di rimettere la mascherina. Sì, purtroppo quando finisce il game glielo diciamo. Anche perché, te dico, chi infetta da lì, ragazzi? Cos'è? Sputta sulla console? Forse. No, però, cioè, comunque, per gentilezza, ecco, insomma. Per giustizia. Bair? I ragazzi si mettono la scheda. Sì, ok, va bene, ormai ce l'ha detto abbastanza gente, ce l'ha detto. Oh, Bair ancora? Per... Infinite queste Bair, che alla fine, io, però... Ancora io? Non pensavo. Ah, Bair, sì, che ancora non basta. Ness ha mangiato la peperonata di melanzane. Sì, beh, diciamo che è bello grassoccio ora come ora. Com'è possibile? 155. E adesso questa, tutta questa rage è letteralmente la cosa morto più pericolosa. È andata, ragazzi. Gandix. La maschera. Gandix. Leo. La mascherina. Perfetto, ragazzi. Ci siamo riusciti. Siamo di nuovo negli standard. Alle 16:50, mezzanotte. Vabbè, raga, il game non conta. Gannix non ha la mascherina. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Personalmente, Imo should be replayed, come direbbe Leffen. Ah, uno si fa. Vedi che c'è molta gente che apprezza Aldo, Giovanni e Giacomo in chat. E l'abbiamo messo il punto a Gandix nonostante la mascherina, perché noi del Pegaso siamo per aiutare anche i più svantaggiati. Bellissimo tra l'altro movimento da parte di Wedgie per tirare, per fare anche le cose più semplici, come tirare la piramidina là, come si chiama? Come caspita si chiama? Splat bomb. Sì. La chiamo la piramidina, perché piramidina. Non mi ricordo mai come sia, mi sembra tipo quei soprammobilini carini che c'è in casa. E tieni lì, tipo la lavalata. Te li regala la zia che è stata in vacanza a Rabat. Ok, F-throw qua. Wedgie è partito con una lead, fortunatamente per lui, ma devi stare attento perché secondo me Ness è un personaggio che le lead te le ruba proprio, cioè sì, veramente. C'è anche quel colpo sfortunato tipo di fair down air che se ci stai sveglio. Sì, madonna, che schifo. Ma poi quando te becchi il coso, il down B off stage che fa true combo sempre sul down air, che minchiata. Odio Ness. Ma del resto qual è il personaggio che non odio io su questo gioco? Tu odi tutti, ci dicono in chat che la down B dell'Inkling è l'Obamium e sono super d'accordo. Sì, finally Obamium. Ragazzi, ma adesso dopo chiedo a Raffa di moddarlo, cambiagli la tecnica. Deve farlo tipo subito. Eccolo. La down B dell'Inkling questa. Ma attenzione. Dopo chiediamo a Raffa, ragazzi. Allora, e ancora, stavolta addirittura non ha neanche bisogno di connetterla alla Falling Up Air, perché a me non interessa se è bellissima Nair. Gandix, una fortezza letteralmente, anche se prende danni non schiatta mai. Su, Inkling
sai, paradossalmente Inkling fatica molto a prendere stock contro un giocatore di Udai. Inkling fatica a prendere le stock, punto. È proprio un PG che non c'ha consistenza nel killare, perché gli serve o side B. Il back air di Joker senza Arsene. Oh no. Capito? O side B gli fa, oppure ti edgeguarda. Ma, cioè, nel senso, se non riesci a trovare il setup, quello là, la minchiata dell'up trap pair, che questa non è sicuramente perché è fuori percentuale, è un PG che comunque, cioè, fatica a giocarsela. Infatti adesso 146, come la prende la stock? No, non lo so, onesto, sto game potrebbe tranquillamente già chiudersi qua, a meno che adesso Weji non parte con una cos'era quella No, oddio, è morto a una percentuale assurda. Perché, semplicemente perché Gannix si ha letto il neutral get up. Infatti adesso un vantaggio immenso da parte di Gandhi. Sì, sì, assurdo, che potrebbe concludersi qua. Mamma mia, si è cercato quello. E invece no, la bear qua, Weji. Lo voleva tantissimo. Ma Weji non frega niente. Weji, secondo me, adesso c'ha due mood potenziali. Uno è me ne frega niente, gioco. E credo che dalla touch into back air jab sia proprio questo il mood. Adesso in questo momento Bubblegum Ness è Guigi, ma versione NES. È Guigi versione NES. No, ha cambiato colore Luigi. Cioè, ma non l'ho mai visto usare. Peccato, comunque non so se hai visto la quantità allucinante di danni che si è preso Gannix, semplicemente perché ha un po' di colore addosso. Sì. Inkling razzista a dir poco, perché come l'avversario ha il colore diverso. Praticamente è lo stesso suo. Non so se funziona la faccenda. È misantropo, allora, possiamo misantropo. Dire. Misantropo. Ecco. Odia quelli delle stesse. Vai a lui. Vabbè. Niente. O Gannix pericolosissimo con tutte queste mosse F-throw che chiaramente non ammazzerà neanche tra 200 anni. E a pair! Attenzione ragazzi, questa potenzialmente è la reverse restock di Weji, così come Gannix si respawna, fa bear e ammazza. Sì, infatti. Una delle due. Ecco infatti che Gannix sta palesemente aspettando di fare bear e ammazzare. F-tilt, sì, il calcetto bene. Del destino. Bello, e poi bello, let's go, dice ragazzi. Il nostro Gannix popoppa meritato. No, perché ha messo tre punti? 3-1. Ok, no, perché mi sembrava che stava mettendo tre punti a Wedge. No, perché volevo cambiare e fargli vedere il popoff poco poco. Ragazzi, che match. Mamma mia. Quindi questa era un upset che...